Ad accendere lo scontro politico ad Arezzo era stata ancora una volta la nuova mega sala slot sorta in zona Pratacci. Il consigliere comunale del Partito Democratico, Barbara Bennati, aveva infatti attaccato il vice sindaco di Arezzo, Gianfrancesco Gamurrini, per la sua presenza all'evento inaugurale di una delle sale giochi più grandi della provincia. Ovviamente non si è fatta attendere la replica. Sono andato a un incontro di boxe, per questo sono stato chiamato, mi hanno invitato. E l'incontro di GoBox si svolgeva in un'area adiacente a questa sala slot, che mi risulta sia stata inaugurata a dicembre e non due settimane fa, così come scritto da qualcuno. Sono stato lì un quarto d'ora, ho visto un incontro molto, molto ridotto perché avevo anche un altro impegno e quindi sono stato lì poco tempo. Ho fatto la mia presenza dovuta, istituzionale, anche piacevole, perché vado molto volentieri agli incontri sportivi, in particolare quelli di box, e da lì si è sollevato un polverone, secondo me veramente sgradevole, perché hanno cercato di infangare la mia persona dicendo che andavo a inaugurare una sala slot, cosa che proprio non esiste, non corrisponde alla realtà.